così ci riuscì. Feci c***o in macchina con lei. Ma feci anche c***o. Ah. Attenzione! Questo video è riservato solo a un pubblico 12+. Quindi se non hai l'età minima richiesta, vai a supportarmi come un creatore nello shop per avere una tega lunga così. Codice OctiPFI. E vai a vedere i video di Lion Gamers, che sono quelli adatti a te. Siccome l'ultimo video della serie ha raggiunto il numero di mi piace richiesti, ecco a voi il tanto atteso video della serie più attesa di YouTube Italia. Chiaramente per un prossimo episodio dobbiamo arrivare a 10.000 likes oppure niente. E per semplificarvi le cose, siccome tutti voi, ma proprio tutti voi, mi chiedete costantemente: Octi, quando sarà il prossimo episodio? 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 Sarà domenica, sarà ogni domenica, se raggiungeremo il numero di mi piace richiesti. Altrimenti vi beccate una bella foto di Yugdish con cugin da piccolo e vi accontentate. Ma ora via il cappello e fuori l'uccello, ma siccome siamo in edizione natalizia il cappello lo devo tenere perché lo spazio per costruire l'albero qua non ce l'avevo, quindi almeno il cappello e l'uccello. In questo episodio vi racconterò di quella volta che non solo riuscii a conquistare una tipa in 2 ore che la conoscevo, ma anche portarmela in macchina e... beh, non spoileriamo troppo, chiaramente. So che a voi sembrerà impossibile, e infatti non ci credo neanche io. Ma, per l'appunto, mi è successo solo una volta in vita mia. Andiamo con ordine. Era una serata estiva e come ogni sera d'estate, anzi quasi 2, 3 o 4 sere a settimana d'estate con la mia compagnia andavamo sempre in qualche locale o in qualche discoteca. Era prassi comune. E il mio obiettivo della serata era divertirmi, ma avevo anche un'importantissima missione. Ora, voi penserete che uno va in discoteca per trovare delle tipe da e per trovare delle tipe da e per alcuni è così, ma sinceramente a me fa schifo infilare la lingua laddove tipo altri 3, 4 e chissà quanti altri l'hanno infilata la stessa sera. Non mi piace. A me piace la carne fresca. E tra l'altro io non sono neanche chissà che sto gran tipo da discoteca, ma proprio grazie a quest'estate, grazie ai miei amici, ho apprezzato il fatto di andare lì, divertirsi con i propri compagni, a ballare, a fare cose strane. Non che io sappia ballare, chiaramente. Queste sono le mie skills di danza, uguali. Cioè, io se mi vedete ballare sono uguale, forse il personaggio è più bravo. Comunque è divertente uscire in questi posti con gli amici. Cioè, adesso per me discoteca vuol dire andare in un posto dove si può ballare e liberarsi con gli amici e scatenarsi. Ripeto, ora ho questa visione dei fatti. Quando ero più piccolo anche io pensavo: oh, vado in discoteca così rimano sopra le tipe. Poi in realtà uno andava lì in discoteca e passava tutto il tempo a girare sperando che qualche tipa si butti addosso a lui, perché chiaramente non sapeva come fare o cosa fare, quindi stava lì a girare a caso. E vabbè. Comunque andiamo in disco, passiamo la serata e poi io avevo un importante compito quella sera, un importantissimo compito. Ho un regalo da aprire! Vediamo un po' che cosa mi può garantire questo pacco qua. Vediamo. Questo sembra bello grosso come il mio pacco e come quello di quelli che usano il codice supporto a un creatore OctiPFI nello shop. Apriamolo! Wow, che bello! Che bello, era proprio quello che volevo. Grazie. Io quella sera dovevo riportare a casa tutti. E non eravamo mica pochi. Beppe, la sua migliore amica, che tra l'altro, ironia della sorte, è Genoveffa, quella di cui parlavo a inizio di questa serie. Sì, esattamente quella che mi ha schiavizzato per un anno facendomi credere che io le piacevo, che le interessavo, che magari un giorno se avessi continuato si sarebbe messa con me. E invece non è mai stato così. E a parte loro due c'erano un'altra coppia che erano con noi. Per fortuna abitavamo tutti nelle stesse parti, bene o male. Però siccome dopo le discoteche era di andare dal paninaro a prendersi un bel panino onto. Loro erano anche abbastanza allegri perché avevano bevuto. E qui dal paninaro incontriamo una ragazza. Questa ragazza era visibilmente ubriaca ed era visibilmente interessata a me. Veniva sempre lì a parlarmi, veniva sempre lì a toccarmi, a spingermi e cercare di attirare la mia attenzione. E a me non me ne fregava niente. Cioè, non era né bella né brutta. Diciamo che su una scala da 1 a 10 darei un 6 al 7 così. Cioè, non era il mio tipo ideale, possiamo dire. È mia Califa, il mio tipo ideale. E se sapete chi è, maledetti voi. Se non lo sapete, non cercatelo su internet, fidatevi. Diciamo che a forza di stare lì a una certa voleva uscire con noi per il resto della serata. Vabbè, il problema era uno, che la mia macchina non ci stavamo, eravamo già in troppi. Una Ferrari, dopo tutto, ha solo 2 posti.
quindi ho dovuto accompagnare prima a casa Genoveffa e poi tornare indietro. Il fatto è, qualcuno di voi si starà chiedendo: ma scusami, ma tu ci avevi litigato con Genoveffa, comunque vi eravate separati, non vi parlavate più, com'è che adesso magari l'accompagni a casa? In realtà non è che noi abbiamo litigato, non ci parliamo più. Sì, abbiamo un rapporto di conoscenza, quindi se andiamo in giro, se siamo nello stesso posto, ovvio che ci parliamo. Per il resto non ci parliamo, quindi non è che ci scriviamo e robe, nonostante abbiamo i nostri rispettivi numeri. Sinceramente non ci parliamo più. Tornato indietro dal Palinaro, ho prelevato gli altri, siamo andati dal mistico Fabietto. Voi lo sapete, il mistico Fabietto non abbandona mai. Mi chiedo se si va più veloce o più lenti a forza di usare la spada. Bella domanda questa. Sicuramente qualcuno ha ucciso tutti, perché qua non vedo più blaster. Distrutto, vecchio, distrutto. 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 Comunque, al bar rimaniamo quindi io, lei e la coppia, perché Beppe era stanco e voleva andare a casa. Ora, avete presente quando è palese che una tipa voglia farlo con voi? No, neanche io, infatti prima di allora non mi era mai stato palese. Ma quella sera capì cosa significa che è palese che una tipa voglia farlo con voi. Noi stavamo giocando a biliardo, no? E quando lei si piegava per tirare, mi metteva il culo proprio... Cioè, dai, era palese, era palese. A una certa il bar chiude, quindi devo portare a casa gli altri due e finiamo per rimanere in macchina solo io e lei. Le chiedo: beh, dove abiti che ti riporto? Beh, io in realtà abitavo dove abitava anche l'altra ragazza. Io, potevi dirmelo, adesso ti devo riportare lì, devo fare strada in più. Ma io non ho voglia di tornare a casa. E dove vuoi andare? Ma boh, andiamo a stare insieme da qualche parte. Ehi, tu, portati a casa le skin rarissime come Glow, Honor, Wonder, Minty e tante tante altre. Bundle esclusivi rarissime che renderanno il tuo armadietto strararo e strafigo rispetto a quello dei tuoi compagni che non le avranno. Fornite da me in persona. Andate nel primo link in descrizione, ci sono un sacco di feedback. Lì ho capito che ormai era fatta, era proprio fatta, ormai era proprio scritta, era proprio fatta. E quindi l'ho portata nell'unico posto in cui un maschio può portare una tipa avendo delle intenzioni malvagie nei suoi confronti. Al cimitero, chiaramente, lo stesso della tipa della pompa del nonno, uguale, proprio quello. Siamo lì, ce la raccontiamo un po', intanto lei mi rovescia una bottiglia d'acqua in macchina, chiaramente, perché se non faceva danni era... non andava bene. E una certa, completamente a caso, si prende e si butta su di me per limonare. So che questo è il vostro sogno proibito, che una tipa vi prenda, vi limoni un sacco, eccetera, ma io vi ricordo che lei era un 6 al 7, quindi non era sto gran. Diciamo che chiamarla figa era una parola grossa, grossa come la mia tega e come quella di quelli che mi supportano lo shop, qualcosa supporta un creatore o tipo figo. Ma prima di raccontarvi cosa è successo dopo, voglio far capire che cosa mi ha insegnato tutta questa esperienza. Che schifo farle con le ubriache, hanno proprio la graziosità, di un babbuino monco storpio senza gambe. Sicuro? Già gran parte delle tipe non fanno niente, se poi sono ubriache ancora meno. È stata veramente la volta peggiore della mia vita. Vabbè, fatto sta che continuiamo un po', poi sapete cosa succede dopo che si limona per un po' di tempo, ci si ritrova senza vestiti. E non continuo a raccontare oltre, perché poi YouTube mi mette il bollino giallo, già me lo mette a prescindere su ogni video di questa serie, poi me lo mette per davvero se continuo a raccontare troppo nei dettagli. Ma potete immaginare benissimo da soli quello che è successo, dai. Finito, la riporto a casa e torno subito a casa mia, non me ne frega niente. Il giorno dopo mi sveglio e vedo un messaggio. Ma come ha fatto a prendere il mio numero? Pensai educatamente. Io non gli ho mai dato il mio numero. Mi ritrovo un suo messaggio. Facendo 2 più 2 era palese che uno dell'altro gruppo gliel'avesse dato. Ed era sicuramente il tipo fidanzato con, con l'altra tipa, era palese. Beppe non poteva sapere certe cose. E lei mi scrive tipo: ehi, sono Bernarda, sono quella di ieri. Non mi ricordo cosa era successo perché ero ubriaca. Spero di non aver combinato casini. E gli faccio: no, a parte il fatto che mi hai rovesciato una bottiglia d'acqua sul sedile, a parte quello tutto a posto. Ah, scusa, ma tutto a posto poi? Da allora non gli ho più risposto. Cioè, io ho visualizzato, ho eliminato la chat. Quella chat è ancora lì, eliminata, quindi non riceverà mai risposta. E non gli risponderò mai più in vita mia, perché non mi interessa rispondergli nuovamente in vita mia. Quindi, la sera stessa, che dovevamo vederci di nuovo io e i vari tipi, vado da lui, gli faccio: oh, ma che cavolo è il mio numero? Ma Dio! E lui: eh beh, ho visto che andavate d'accordo. Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Quindi questo ti autorizza? No, non ti autorizza. Diamine. E intanto, le due tipe poi, quando mi avvicino a loro: allora, com'è andata? E io faccio: la volta peggiore della mia vita. E loro mi guardano un po': ma guarda che potevi non farlo,
E io le ho guardate negli occhi e gli ho detto una cosa che secondo me si ricorderanno sempre nel corso della loro vita. E che sono? Scema e finocchio che rifiuto? Cosa sono? Scema e finocchio come quelli che non lasciano mi piace al video e non supportano occhi nello shop? No, no, ma su via fanciulle, dai. Scusa, ma avevo delle cose da fare, bro, tipo stracciarti e farti il culo, scusami, eh. So che potrebbe essere un po' brutto per te, ma di... No, ma perché ha sta spada qua? Di tutte le spade che poteva avere, questa qua deve avere. Prendo danni da caduta se mi butto all'indietro con la spada qua? Tipo così? Boia, sì.